Arrivi in Giappone, come vedete siamo in mezzo ai campi perché oggi prenderò il seri, che essenzialmente si chiama in italiano il prezzemolo giapponese, che vedete qui, di cui si mangia però la radice. Oggi siamo insieme al signore che ci spiegherà come funziona. Io arrivo dopo dai ma. Hai natto di shimasu da te, seri non kai yattemasu, otomo desu. Arigato. Yoroshikuお願いします. E anche questa volta, insomma, Cappo mi ha portato a fare una puntata veramente eccezionale. E devo dire che è stata una bellissima esperienza, che è iniziata con la mia vestizione, come potete ben vedere. Dopodiché siamo usciti, appunto, e il signor Otomo mi ha raccontato la sua storia, spiegandomi come raccogliere il seri. Mi ha raccontato, appunto, il signor Otomo, che prima si mangiava soltanto la parte di sopra e non le radici, che invece sono iniziate ad andare di moda con la nascita, appunto, del piatto tipico di Sendai, seri nabe, circa 10 anni fa, anche se vedremo che esiste da prima nella seconda parte del video. Il signor Otomo è anche a capo dell'associazione sindacale di produttori di seri, quindi Natori, e fa questo lavoro da 25 anni, ma racconta anche che il prezzo, come vedremo a breve, è raddoppiato grazie alla nascita appunto di questo piatto gourmet di Sendai. Insomma, la raccolta inizia appunto entrando nel fango, si prende con entrambe le mani un mazzo di seri e si tira su con molta delicatezza per non far strappare appunto le radici e si lava, si dà una prima lavata all'interno appunto del campo, che come vedete è inondato d'acqua. Bisogna stare in ginocchio mentre si fa questa manovra ovviamente, e si mette poi tutto quanto nella cassetta che il signore ha preparato dietro di noi. Questo però è soltanto il primo passo nella raccolta di queste radici. E dopo aver preso quindi le radici, adesso le andiamo a lavare qui dentro. Venite con me, venite con me. Vediamo come si fa. E quindi ora inizio a pulire le radici. Questa è la seconda pulitura, ma non è l'ultima, come vedremo quando andremo nel ristorante a mangiare questa specialità. Il signor Otomo ha spiegato che l'acqua che stiamo usando viene direttamente da un suo pozzo di circa 100 metri di profondità e spiega anche che appunto senza un pozzo la coltivazione di queste radici sarebbe molto più dispendiosa, infatti l'acqua utilizzata come potete vedere è tantissima e quindi consiglia di farlo soltanto a chi ha accesso ad un pozzo, all'acqua di un pozzo. E quindi adesso abbiamo lavato le seri, finito questo, adesso andiamo a fare i mazzi essenzialmente di seri, quindi venite con noi perché l'avventura continua. Come vedete ci siamo seduti all'interno del suo ufficio per fare i mazzetti di seri. Ogni mazzetto è di circa 100 grammi, lui è abbastanza generoso e punta sempre a 105 grammi circa e costa di solito nei supermercati 200 yen. Ci spiega il signor Otomo che prima invece costavano 100 yen, quindi con la moda del serinabe il prezzo è raddoppiato. I 100 grammi sono la porzione per una persona. Ma dice che i ristoranti un po' furbetti, oppure quando non c'è tanta produzione di seri, magari fanno 50 grammi a persona. E lo dice anche con una voce un po' arrabbiata. Quindi è finita l'esperienza di raccolta delle radici, delle seri, ma il video continua perché adesso andremo a mangiare in un ristorante famoso di Sendai. Dopo che ho conto che è arrivato così, Andiamo! E inizia la seconda parte del video. Finalmente mangeremo la seri nabe, famosa qui a Sendai, e sentiremo un po' la sua storia, vedremo come viene fatta. Insomma, bando alle ciance, entriamo e sentiamo che storia c'è. Eccoci, in verità siamo nella stessa zona in cui vivevo fino a 2 anni fa, quindi sono molto contento di questo, ma non ero mai entrato in questo locale, quindi non vedo l'ora di provare la seri nabe che fanno qui. Sendai seri nabe no mise, Wabisuke no okami, Yamada Miyoko to moshimasu. Il nome del locale è Wabisuke e la padrona, Yamada Miyoko, ci ha raccontato con orgoglio la storia del ristorante, aperto ben 16 anni fa, quindi prima della grande moda del seri nabe. La signora Miyoko, andando ad Akita, nella città di Mitsuseki, mangiò delle radici bianche, come lei chiama le seri, in tempura, fritte. Parlando con le persone del luogo, scoprì che ad Akita le radici, oltre ad essere buone, venivano mangiate anche per le loro proprietà medicinali. La signora Miyoko decise di portarle a Sendai
e servirle con una nabe, appunto, una hot pot, perché gli era stato consigliato di farlo in quanto dentro al dashi, dentro al brodo, le radici rilasciano le loro proprietà al meglio. Purtroppo però al tempo a Sendai, o comunque nella zona di Sendai, non si trovavano radici così bianche. Andò direttamente a parlare quindi con l'associazione sindacale dei produttori di seri e gli chiese di fare qualcosa, fare in modo di ottenere una tale qualità simile a quella di Akita. Al che l'associazione sindacale di produttori di seri di Natori invitò il rappresentante dell'associazione sindacale dei produttori invece di Itsuseki di Akita e si fecero insegnare il giusto modo per coltivare una qualità di seri allo stesso livello di quella di Akita. La signora va molto orgogliosa del suo prodotto perché le radici che lei compra direttamente dai produttori andando in macchina, perché non si fida di quello che viene venduto nel mercato, lei vuole la prima qualità e le radici più fresche, una volta arrivata al ristorante fa pulire ogni singola radice con uno spazzolino, toglie prima le parti nere delle radici e poi le parti più bianche vengono spazzolate, come potete ben vedere dalle immagini, per ore e ore, per pulire la quantità di radici necessarie ad un giorno di lavoro si impiegano 5 ore. A fare questo lavoro, tra l'altro, è una ragazza indonesiana, moglie di un ragazzo, sempre indonesiano, che aveva lavorato anni prima nel locale. È una bella storia questa, ragazzi, perché la moglie è venuta a vivere a Sendai, lei non sa parlare né inglese, addirittura parla pochissimo inglese, e non sa parlare giapponese, e quindi non avrebbe possibilità di lavorare, ma la signora l'ha presa sotto la sua ala e gli fa pulire la seri, dandogli un posto di lavoro. Secondo me è veramente una bellissima storia. La signora è così orgogliosa della pulizia, della purezza delle sue radici, delle sue seri, che dice che appunto, compreso nel prezzo, perché a persona sono 1700 yen una seri nabe, a fine pasto può utilizzare il brodo della nabe per fare prima gli udon e poi il riso, perché non ci sono residui di terra e quindi si può bere il brodo e ci si può cuocere il riso e gli udon senza problemi. Il brodo, tra l'altro, è semplicissimo. La signora ha detto che mette dentro solamente katsuo, kombu, mirin e salsa di soia. Il tocco finale arriva dalla carne di anatra che utilizza per la seri. Come vedete, il piatto è semplice, ma il modo in cui la signora lo serve, il modo in cui è presentato e la freschezza degli ingredienti lo rende uno spettacolo per il palato. E si sente che è un piatto che fa bene alla salute. La signora ci conferma che la moda del seri nabe è iniziata dopo l'11 marzo 2011 grazie ai sandwich men, che sono anche venuti molto spesso nel locale e grazie a questa pubblicità gente da tutto il paese viene a mangiare da lei. E si lamenta però degli altri ristoratori, perché lei è l'unica a servire le radici così bianche. E dice che invece gli altri non se ne curano, non arrivano fino a questo punto. E spesso si finisce per mangiare una seri nabe con la terra dentro e ci sono molte lamentele e l'immagine di questo piatto tipico ormai di Sendai rischia di essere compromessa appunto da questa poca qualità e poca attenzione che gli altri ristoratori mettono nella preparazione della seri. Insomma, un grande orgoglio per il suo lavoro da parte della signora. E devo dire che i risultati si vedono. Tra l'altro ho accompagnato a questa bella nabe dei sake eccezionali, di prima qualità, ed era a pranzo, ragazzi, quindi insomma non mi sono fatto mancare niente. 1700 yen a persona per un servizio del genere, ovviamente bevande escluse, non è niente. Vi metto il cambio sotto, ma sono circa 15 euro, anche di meno, e per l'esperienza e la qualità è veramente pochissimo. Ma passiamo ai saluti. Hontoni oishikatta desu. Nande mo kande mo sugoku hontoni oishikatta desu. Arigatou gozaimasu. Quindi questo speciale sulla serie giapponese finisce qui. Grazie a Kappo. Kappo mo arigatou gozaimasu. Kappo Sendai.
Come sempre vi Giappone tutto, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace e commentate a frappè e ci vediamo alla prossima. Arigato gozaimashita! Arigato gozaimashita!